È stato solo un sogno, d'accordo, però ti ha infastidito. Che bisogno aveva, ti chiedi, di dirtelo, visto che non avete mai condiviso niente? Sì, qualche amico in comune, certo, però tu non ci credi alla retorica della proprietà transitiva. E poi è inaccettabile. Non sono questi modi con un messaggio alle 6 del mattino. Tuo marito ti ha anche chiesto chi fosse? E tu gli hai dovuto mentire. Non potevi certo dirgli che un tuo conoscente, sì, ecco, un conoscente, non potresti utilizzare una parola diversa, insomma, che un conoscente ha sentito il bisogno di comunicarti con un messaggio alle 6 di mattina di domenica di averti sognata. Siete appena venuti fuori malconci da una terapia di 3 mesi con uno psicologo e men che meno avresti potuto dirgli di quell'aggettivo inopportuno, interessante, seguito da 3 puntini di sospensione e da una faccina fatta con punto e virgola e parentesi. E però per 2 giorni, dopo quella menzogna, ma perché mia cugina manda messaggi la domenica mattina alle 6? Per 2 giorni ti sei sentita a disagio con tuo marito. Hai voluto degli amici per cena pur di non restare sola con lui. Ti sei ben guardata, ovviamente, dall'estendere l'invito anche a tua cugina, ovviamente, per evitare situazioni imbarazzanti. Nonostante gli amici e gli impegni che ti sei presa, però per quei 2 giorni sei stata sfuggente. E una sera, prima di dormire, ti ha anche chiesto se per caso fosse successo qualcosa. Ma tu hai detto che no, figurarsi. E ti sei girata dall'altra parte. E dopo non hai chiuso occhio per ore. Insomma, l'idea di essere andata dentro il sogno di un altro, un conoscente per giunta, un tizio amico di amici, e lì di esserti spogliata e di avere fatto del sesso con lui, cos'altro puoi aver fatto se non del sesso, visto che lui ha usato l'aggettivo interessante? Ti faceva sentire in colpa con tuo marito e furiosa con quell'altro. Per qualche tempo hai evitato le situazioni in cui avresti potuto incontrare il tizio del sogno. Poi, per fortuna, te ne sei dimenticata. Lui non ti ha mandato più messaggi e con tuo marito hai ripreso il vecchio ménage. Finché un pomeriggio, come era inevitabile prima o poi, hai incontrato il conoscente sotto i portici. Tu eri da sola e lui era con un amico. Ti ha fermato e vi ha presentato, te ne avevo parlato, ricordi? Gli ha detto, e lui ha risposto: sì, certo, anche se probabilmente non era vero che si ricordava, o forse sì. E lì sotto i portici tu sei arrossita e hai cominciato a sudare. Hai preso a passarti le mani nei capelli di continuo, nuda di colpo, con tutti gli altri a passeggio che ti squadravano e si voltavano per guardarti. E tu pensavi solo ai tuoi seni, ai capezzoli e a quel po' di pancia che avevi, che vergogna. E cercavi di coprirti. E poi non ce l'hai più fatta. E sei scappata via.